Buonasera e ben ritrovati. In questo nuovo ciclo estivo abbiamo deciso di fare una ricerca di tipo diverso, perché ricerca non è necessariamente il reperimento di brani mai eseguiti o manoscritti, ma è anche scegliere un tema e vedere come viene trattato nel tempo in paesi diversi, in autori diversi, epoche e stili diversi. Qui abbiamo scelto La notte, che ha ispirato moltissimi poeti e molti musicisti, e l'abbiamo suddivisa in momenti cronologici, partendo dal tramonto fino all'alba. Questo ci ha permesso di fare una scelta tra i numerosissimi brani per voce e pianoforte che abbiamo trovato dedicati alla notte. Abbiamo anche dovuto decidere quali fossero i criteri di scelta, cioè la rappresentatività di questi brani, ciò che anche nella nostra memoria, nell'immaginario collettivo, è la serenata o il sogno, e poi la particolarità invece, al contrario, qualche cosa che ci ha colpito perché non ci immagineremmo mai che possa essere quel sogno o quella serenata, la rarità dei brani, alcune chicche, alcune perle rare, anche quelle naturalmente sempre un po' di ricerca c'è anche da questo punto di vista, reperite con difficoltà. Il fatto che alcuni testi di poeti siano stati musicati in epoche diverse e da persone o nella stessa epoca, ma da due persone differenti, da due compositori differenti, e vedere il confronto è sempre molto interessante. E poi naturalmente le nostre donne che abbiamo potuto inserire insieme a musicisti che abbiamo in qualche modo anche questi riscoperti e trovato molto interessanti. Quindi abbiamo presentato questi brani scelti da un repertorio che va dal 1816 al 1955 e che sono un po' italiani, francesi, tedeschi, americani, rappresentando così le arie da camera, i leader e le melodie francese, tema che abbiamo già trattato in un precedente podcast. Partiamo quindi con il tramonto. In tutti i brani che abbiamo trovato, il clima del tramonto è melanconico ma di grande dolcezza. Il sole cala e finalmente ci si riposa dalle fatiche del giorno. E l'abbiamo visto attraverso tre musicisti, un italiano, un francese e un americano, Sgambati, Debussy e Ives. Vi facciamo sentire qualche esempio e un brano intero, quello di Debussy. E si noterà che l'accompagnamento al canto, che è comunque sempre dolce, ha una caratteristica che accomuna i tre autori. È una specie di tappetino morbido che permette lo svolgimento della melodia. Non ha grandi incisi, grandi particolarità ritmiche, se non nell'ultimo brano, che poi vi spieghiamo, che è un pochino più descrittivo. Partiamo quindi con Sgambati, che avete avuto modo di apprezzare già nel precedente podcast e che qui, su testo di una poetessa italiana che è stata famosa e importante nel Risorgimento e che ha avuto una voce particolarmente ha avuto voce nell'ambito del Risorgimento, perché spingeva spesso anche le donne a schierarsi, a essere presenti accanto ai loro uomini. Benvenuti nel momento tecnico. Stile. Maniera di comporre, cioè insieme di caratteri fondamentali. In questo senso si può riferire alla personalità di un artista, lo stile mozartiano, al complesso di caratteristiche di una corrente artistica, lo stile barocco, o alla tendenza particolare di un preciso periodo o luogo, lo stile italiano. È quindi l'insieme di elementi peculiari, regole estetiche non scritte. Stilema è un tratto minimo, un elemento caratterizzante. In musica può essere un modello melodico, o ritmico, o melodico-ritmico, che descrive effetti naturali o apre a climi interiori specifici. L'arpeggio per l'acqua,
l'agilità nel canto, nello strumento per gli uccelli, o l'accompagnamento calmo e regolare per la notte. Poetessa di cui dicevo è Laura Beatrice Mancini Oliva. Eccoci invece che, con le parole di Paul Bourget, Beau soir di Claude Debussy. Facciamo ascoltare intero Nature's Way di Charles Ives, musicista particolare americano che ha composto per un numero limitatissimo di anni, perché era molto difficilmente eseguibile per l'epoca, gli americani erano un po' più provinciali, e che ha due nature, una molto sperimentale e una tenerissima, a cui appartiene questo tramonto con una campana, che è la campana della sera, a cui le parole si ispirano. Ovviamente protagonista della sera che incalza è la luna. E qui davvero l'imbarazzo della scelta è stato enorme. Dalle classiche lune belliniane, che dall'opera fino alle ariette da camera ci hanno tenuto compagnia da sempre, alle lune più ansiose e quasi brutte in un certo senso di Cécile Chaminade, che è una delle nostre donne, una delle prime che abbiamo studiato quando abbiamo cominciato questo lungo lavoro di ricerca. E ha ispirato poeti famosi, abbiamo poesie di De Musset, di Verlaine, di Eichendorff, di D'Annunzio, e quindi la luna è presente, diciamo, in tutti i paesi che abbiamo trattato come tema poetico, e attraversa anche, diciamo, un secolo e mezzo in pratica, perché la prima
composizione che vi facciamo ascoltare di Bellini è del 1827 e arriviamo fino al 1955 con L'Heure Exquise di Grangiani. Cominciamo con Bellini. Ecco, in questo caso abbiamo testi di Metastasio, quindi la luna è l'astro che porta il pensiero da un amante all'altro. Quindi io vedo la luna, tu vedi la luna e sappiamo, ognuno di noi sa che l'altro l'ama, quindi la luna messaggera d'amore. Diversa, dicevamo, La luna di Cécile Chaminade, su testo di de Musset, poeta molto controverso e diciamo cupo molto spesso nei suoi lavori. Ballade à la lune. La ballata è un genere molto antico. In realtà i menestrelli suonavano e cantavano ballate e le strofe alternavano i ritornelli, le strofe potevano cambiare, aumentare, ma il ritornello era poi quello che rimaneva nella mente. C'était dans la nuit brune, sur les clochers jaunis la reine, comme en plein sur un nid. Lune, quel esprit sombre. Dalla Francia alla Germania, andiamo anche indietro nel tempo, oltre che viaggiare nei vari paesi europei, e una ventina d'anni prima, Brahms, musica su testo di Simrock, Andenmond, una luna d'argento che con grande grazia e melanconia consola l'animo dai dolori del poeta. Passiamo quindi all'Italia e ci troviamo tra l'altro con un centenario importante, con un testo di D'Annunzio musicato da Tosti. Sono due piccoli notturni e questo ci sembrava ben esemplificare lo stile italiano e il modo, diciamo, differente di interpretare questo paesaggio notturno. E mi pare che sia dell'11, grazie.
grande apertura, in questo caso diciamo positiva, e insomma una notte serena. E altrettanto serena è La notte di Fauré, che musica su testo di Verlaine Il clair de lune. Ora ce n'è uno poi che di cui sentirete il confronto invece di Debussy. Il testo è il medesimo, però un modo molto diverso di trattarlo, perché mentre la melodia di Fauré è, diciamo, veramente un canto spiegato, molto dolce, questa luna un po' buffa, quando si parla di tono minore lui va in maggiore, cioè proprio un gioco di queste masche bergamasche, invece nella scelta di Debussy c'è come l'anima scura di Verlaine che viene fuori, con un paesaggio molto meno aperto e limpido, e qualcosa che invece Colettera vi racconta dell'accompagnamento. Esatto, perché in entrambi i brani, curiosamente, il pianoforte, oltre a fare la solita introduzione, che ha anche funzione di creare l'atmosfera, dare la tonalità, in questo caso è proprio è un pezzo a sé stante, sul quale dopo alcune misure, dopo qualche frase, si aggiunge la melodia del canto. Quindi è un dialogo tra due melodie diverse. Combinazione, sono quasi contemporanei questi due brani, sì. Fauré del 1888 e Debussy del 1892. Sentiremo prima Fauré. Invece l'etereo e rarefatto clair de lune di Debussy. Veniamo a un altro confronto, quello tra Reynald Ohain e Grangeanny. Ci sono molti anni di distanza fra i due brani, perché quello di Grangeanny del 55 ed è stato scritto ad hoc per un matrimonio di amici, quindi è pensato come una serenata di lui all'amata. E è un brano scritto per arpa, perché Grangeanny era un arpista, molto articolato, con tanti cambi di tempo, e ogni parte della poesia ha un commento musicale diverso, delle lunghe parti di raccordo, ed è scritto, ovviamente, essendo lo sposo quello che doveva cantarla, è scritto in parte come baritono.
Però Granjoni stesso dice: potete farne un po' quello che ne volete, cioè potete suonarlo con due strumenti, uno strumento a fiato e l'arpa, il pianoforte, anche l'organetto, perché è un dono e ognuno è uno di un dono si fa quello che poi si desidera. E troveremo poi diciamo che certe soluzioni sono, nonostante la distanza, sono state interpretate a parte della poesia, sono state trovate le stesse soluzioni. Per esempio, O bien aimé è sempre un dolcissimo grido e va sempre verso l'acuto, così come l'exquise finale della frase, e anche la calma, l'arpeggio iniziale di questa luna bianca che illumina il bosco. Diciamo che ci sono forse questi sono i due brani più distanti fra loro, ci sono più similitudini fra questi che non tra i due che avete appena ascoltato. Quindi Granjoni, O bien aimé. Adesso vi presentiamo L'heure exquise di Reinaldo Hahn, su testo di Verlaine appunto, e con questo brano completo vi salutiamo. E vi diamo appuntamento tra 3 settimane. Stay.